saluto gli amici del Monti.com. Siamo qua davanti all'entrata del museo dell'Alfa Romeo di Arese perché la notizia è di quelle che riempiono di gioia migliaia di appassionati. La Fiat infatti pare finalmente giunta a miti consigli e ha deciso la riapertura del museo. L'ha decisa anche su pressione della Regione Lombardia e soprattutto del governatore Roberto Maroni. Le preoccupazioni e i timori però sul futuro delle auto e del museo non sembrano del tutto esauriti. Anzi, il museo, ricordiamo, ha avuto una storia travagliata in questi ultimi anni. Infatti il museo della Casa del Biscione venne chiuso nel febbraio del 2011. Ufficialmente la causa era la necessità di ristrutturare i locali dello stesso museo, anche se da più parti già allora si parlava di una reazione del gruppo Fiat nei confronti del provvedimento del Ministero dei Beni Culturali che poneva allora finalmente il vincolo sul museo e su tutti i beni immobili che vi erano custoditi. Ovvero parliamo delle storiche auto stradali e da competizione e soprattutto l'immenso archivio storico composto da documenti, modelli, libri e fotografie. Il vincolo del Ministero dei Beni Culturali naturalmente prevedeva il divieto assoluto e tassativo di vendere o cedere ogni bene contenuto nel museo stesso. Devo ammettere che la vicenda mi sta a cuore per svariati motivi. Innanzitutto sono un grande appassionato di motori e conosco il valore immenso di questo museo. In particolare ricordo le energie spese da mio padre in veste di senatore proprio per salvaguardare questo museo. Infatti fu proprio in Senato, nel primo febbraio 2011, fu presentata una interrogazione all'allora ministro dei beni culturali da il senatore Garavaglia e il senatore Monti, in cui si sollecitava il ministro dell'epoca proprio in questi termini, ovvero per la definizione del procedimento relativo alla formalizzazione del vincolo sulle palazzine del centro direzionale Alfa Romeo e del materiale ivi ospitato. La risposta del ministro Galan arrivò il 22 luglio 2011 e confermava l'esito positivo dell'iter con l'emanazione del decreto del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, avvenuto proprio il 31 gennaio 2011. Come detto, qualche giorno dopo, il 10 febbraio 2011, la decisione della Fiat di chiudere il museo per manutenzione. Il gruppo torinese non si limitò a chiudere il museo di Arese come diciamo una sorta di rappresaglia, ma in data 5 aprile 2011 ha presentato due ricorsi al TAR Lombardia con la richiesta di annullare il provvedimento di tutela sia sui beni immobili, quindi il museo, che su quelli mobili, quindi le auto e l'archivio. I ricorsi al momento languono su qualche polveroso scaffale. In questi anni le auto non sono però rimaste ferme dentro il museo. Alcune di queste entrano ed escono dal museo stesso per partecipare ad eventi rievocativi o gare storiche. Mille Miglia, Goodwood, Milano-Sanremo, Terre di Canossa, Circuito della Fascia d'Oro, eccetera. La paura quindi è quella che la Fiat voglia vendere le auto. Perché? Arriviamo alle notizie quindi di questi giorni, ovvero Fiat accetta la richiesta giunta da Regione Comune di riaprire, soprattutto in vista di Expo 2015, il Museo dell'Alfa di Arese. Tutto tranquillo, verrebbe da dire. Non proprio. Nell'ambiente, infatti, degli alfisti e degli appassionati, l'allarme è suonato già da qualche settimana, ovvero da quando hanno cominciato a rincorrersi e a farsi sempre più insistenti le ridda di indiscrezioni che vedrebbe proprio il gruppo Fiat pronto a mettere in vendita alcuni dei pezzi più pregiati del museo. Su tutte la mitica Alfa 159 Gran Premio. Cos'è l'Alfa 159? Beh, se leggi Alfa 159 pensi subito a Monza, dove il gioiello della Casa del Biscione ha debuttato nel lontano GP del 1950 e subito fu vittoriosa con Farina. La 159 era una vettura già all'epoca da record, sprigionava 450 cavalli di potenza. L'Alfa 159 ha un valore sportivo e storico inestimabile, proprio perché ha segnato la storia della Casa di Arese. Fu la vettura con cui Fangio vinse il primo campionato del mondo di Formula 1 e fu l'ultima vettura con cui l'Alfa partecipò ai mondiali di Formula 1, salvo la fugace parentesi degli anni 70.
anche il valore economico è davvero elevato. Basti pensare che la Mercedes W196, quella usata sempre da Fangio nel GP di Germania e Svizzera del 54, è stata venduta proprio qualche giorno fa all'asta di Goodwood per l'iperbolica cifra di 22.700.000 euro. Ecco allora perché spaventa la riapertura del museo. La notizia della riapertura del museo ha aumentato ancora di più i timori di possibili vendite o cessioni dei pezzi pregiati. Nell'ambiente più di uno comincia ad elaborare la più semplice delle equazioni. Il gruppo Fiat concede la riapertura del museo per costringere il governo a revocare il provvedimento di tutela sui beni mobili del museo, ovvero sulle vetture. Si rischierebbe quindi la più classica delle soluzioni all'italiana, ovvero verrebbe fatta salva da una parte la tutela del museo, inteso come stabile, lasciando però le mani libere a Torino sui pezzi pregiati della collezione. Ma quale valore avrebbe il museo senza le vetture? Chiaramente nessun valore. Deve essere chiaro che non si possono fare passi indietro rispetto al vincolo di tutela dei beni culturali, anzi bisogna andare oltre ed arrivare ad una valorizzazione del museo e della sua inestimabile collezione. Ritorna allora l'idea del museo a Monza. Proprio in vista di Expo bisogna rilanciare quest'idea, ovvero quella di dare finalmente ad un museo permanente di dare vita finalmente a un museo permanente all'interno dell'autodromo di Monza. L'Alfa 159 potrebbe finalmente tornare a casa, verrebbe da dire, sul tracciato Brianzolo, insieme certo ad altre vetture di marchi diversi che hanno contribuito alla gloriosa storia del tracciato monzese. Un museo che potrebbe trovare posto, per esempio, tra le curve, sotto le curve sopraelevate, che attendono da anni i lavori di restauro. Le idee non mancano, i progetti nemmeno. I soldi si potrebbero trovare, magari grazie al nuovo corso che potrebbe prendere l'Autodromo Nazionale di Monza, come più volte auspicato anche nelle ultime settimane dallo stesso Presidente Valli. E perché no, magari con un ruolo importante della Regione Lombardia, che si è già dimostrata più volte interessata al trittico composto dalla Villa Reale, dal Parco e dell'Autodromo di Monza. Una cosa è certa, i tanti appassionati di motori, alfisti e non, attendono che qualcuno si muova per proteggere la nostra storia, il nostro passato, che poi in questo caso significa lavorare anche per il nostro futuro. Arrivederci agli amici del Monti.com.